Credo che su Benatia hanno le stesse, la stessa idea che avevano di Marchigno l'anno scorso. Si fa il nome, oltretutto, anche di Mats Hummels, João Miranda e di Daniel Agger. Tra questi tre, qual è quello che ti piace di più? Ma Hummels. A me piace molto Hummels. Però forse sbaglierò io, non so, forse hanno altre esigenze, però mi sembra un altro che va a fare scopa con Piquet. Cioè alla fine ti trovi con due centrali che sono due colonne d'Ercole, però rischiano magari con giocatori bassi e veloci. Certo. Senti, chiudendo, ti comunico che questa cosa di Pjanic, che abbiamo anche discusso, avete discusso anche voi nella Tana dei Lupi, la trasmissione della Roma, è un po' organizzata dal suo procuratore. Il Barça non ha nessuna intenzione di mettere uno come Pjanic, perché con Luis Enrique, dicono da Barcellona, Xavi e Iniesta sono inamovibili. Infatti c'è un'offertona per Cesc da parte dello United di 45 milioni di euro, e sembrerebbe che il Barça ci stia anche pensando, perché 45 milioni sono, per un centrocampista, sono anche tanti. Vendi Fabregas, vendi Sanchez, praticamente vai a farti un signor mercato per andare a mettere a posto la difesa e cercare magari un altro attaccante esterno per la prossima stagione. Allora, scusa ti interrompo, l'ultima cosa che discutiamo, anche perché poi ci abbiamo, dialogando con Latin America, che ci deve entrare giustamente in trasmissione. Allora, questa cosa di Hazard, che avrebbe litigato con Mourinho e starebbe sul mercato, i giornali catalani lo valutano 45 milioni di euro e sono due giorni che scrivono a tappeto su Hazard. Che ne pensi? È strepitoso e mi dispiace molto che abbia un valore così alto, che sia fuori dalla portata della Roma, ma è un giocatore strepitoso e credo che nel gioco del Barcellona e con Luis Enrique potrebbe fare veramente grandissime cose. Perfetto. Senti Valerio, noi ti ringraziamo di essere intervenuto e spero che ci risentiamo anche nella tertulia, perché ci abbiamo bisogno anche di una voce esperta che ci riporti anche alle dinamiche calcistiche, perché poi mi faccio prendere dal tifo e quindi poi ecco, il Madrid ancora vince 1-0 a Valladolid al 56esimo e quindi speriamo negli amici di Valladolid, insomma. È un piacere per me, Maxi, come sempre. Io mi prendo 10 secondi per ricordarvi che lunedì 12 torna la Tana dei Lupi, ci sarò indegnamente anche io a fare un po' di chiacchiere giallo-rosse con Lorenzo Rossi e Luca Quartu, e speriamo di avere qualche notizia interessante di mercato. Perfetto, ti ringraziamo e poi ci abbiamo, non ci dimentichiamo domenica, perché insomma domenica c'è Roma-Juve. Ti pare che non facciamo club di football dopo Roma-Juve? E lo dobbiamo fare, insomma. Questa bella amichevole di lusso la dobbiamo commentare. Magari il Madrid va a perdere a Vigo perché Luis Enrique gli fa due gol, insomma. Speriamo, si guadagnerebbe un altri 300-400 mila euro sul contratto, immagino. Va bene, Valerio, grazie. Ciao. Buonasera a tutti, buonanotte. Grazie a Valerio. Valeri è il nostro ormai opinionista di questa radio per quanto riguarda il football. Io vorrei, intanto che mando la sigla finale, vorrei far entrare la prossima. E abbiamo rubato un po' di tempo al nostro amico Alberto Polinori. Alberto, saluta gli amici da Tertuglia Blaugrana. Buenas noches. Buenas noches, stanno ascoltando, speriamo, anche da Barcellona. Li salutiamo tutti, un saluto per Barcellona e che dire, direbbe il nostro amico Luca Quartu. Speriamo che il Valladolid pareggi la partita contro il Madrid e insomma, se poi arriva questo titolo, bene, però l'importante è che non lo vinca il Madrid. Vi lascio col l'inno del Barça cantato dallo Niños
E ricordo, subito dopo di me, dialogando con Latino America, conduce Alberto Polinori e vamos a viajar por todos el Latino America. Visca il Barça, visca Catalunya, visca Roma e visca Latino America. Hasta luego! S'ha demostrat que mai ningú ens podrà tocar.